Allora, intanto siamo solo al 23 di aprile, di solito questa conferenza stampa la facciamo un po' più a ridosso, però vedete la tortura, perché poi magari se la facciamo ridosso capita la mano a ridosso, invece adesso a 10 giorni per rimettersi, anche perché il primo maggio è davvero una grande maratona anche per chi conduce, oltre che per tutti quelli che con passione lo seguono da tanti anni. Per quanto ci riguarda è la conferma di un sodalizio, di un matrimonio che c'è tra questa eccezionale iniziativa che tutti gli anni i sindacati confederali portano a Piazza San Giovanni e Rai 3, che ne è la casa abituale ormai da tantissimi anni, e è un connubio che funziona, che ci piace sia perché quella giornata là, che è il giorno in cui si celebra quel diritto fondamentale che è il lavoro, peraltro lo diranno i segretari, insomma quest'anno c'è un'altra bella parola che è la solidarietà, che fa la differenza, che è lo slogan del concertone, è una grande occasione di riflessione, di momento di festa e anche di pensiero, ma è anche una grande festa della musica, lo è sempre stata. Quest'anno direi che con gli organizzatori tra poco anche loro ci racconteranno qual è il parterre, però se avete già avuto modo di vedere i nomi che ci sono nei comunicati stampa, insomma siamo in presenza di uno straordinario concerto, sicuramente il concerto più ricco da un punto di vista artistico di tutto l'anno solare 2015, per mettere insieme tanti artisti di questa natura è sempre molto complicato, molto difficile, certo aiuta il fatto che lo fanno anche per una causa così cruciale come il primo maggio. Rai 3 conferma quindi la sua diretta, che è una diretta totalizzante, partiamo alle 3 e andiamo avanti fino al momento dell'informazione, cioè dei telegiornali delle ore 19, ripartiamo, finito lo spazio informativo alle 20 e via via fino alla chiusura del concerto alle ore 24. Camila, siamo contenti, un volto di rete, peraltro per lei anche un ritorno al passato, al suo passato musicale, quindi non ha avuto modo di dirlo, anch'io l'ho sentita prima al telefono, avete capito che sta veramente male, ma insomma mi aveva detto di dire che grande orgoglio, che grande privilegio, e anche sentirselo nelle corde il ritornare su un tema così importante come il lavoro, ma legato alla musica. Poi insomma ci sono i conduttori storici di tutte le edizioni che a poco verranno sul palco durante la giornata e faranno un po' da coadiuvanti a Camila, anche questo insomma tanti di loro sono qua nel comunicato stampa, e quindi ci sarà una conduzione anche memory, come dire, in cui recuperiamo alcuni volti che hanno accompagnato questa grande iniziativa nel corso degli ultimi anni. E poi c'è la copertura radio, insomma lo sapete, la RAI e CGL CISL e UIL su questo fronte lavorano insieme da tanti anni, e chiaramente per noi il primo maggio è una grande occasione, ripeto, di festa, di musica e di riflessione collettiva.